Domenica 19. Le notizie del signora prosegue la quinta conferenza a causa dei voti massimi di applausi durante la notte di Capodanno. Trovando bene un altro domenica 19 centrale di Giulia Riccardo, dove un bimbo di 19 anni mentre era Mattoni ha raccolto da terra un petardo che gli è poi esploso tra le mani, soccorso da alcuni passanti e trasportato in ospedale a Giuliano, ha subito l'amputazione di tutte le dita di parte della mano destra. I medici hanno riscontrato anche escoriazioni in varie parti del corpo. Ricoverato in un ospedale di Milano. Una pistola a sasso modificata e messa sul tetaglio e quanto conteneva un zaino che è stato abbandonato da quattro persone in fuga a Napoli, dopo aver lasciato la carabinieri. I quattro a bordo di due persone sono stati individuati nel corso dell'indagine, e sono in corso. Incidente stradale con una vittima questa mattina a scorgo del Nord in direzione del Benevento, dove si è verificato un tamponamento con veicoli provenienti dalla zona ferrovia. La vittima, un 56enne di Pesco San Nita, è stata investita dopo lo scontro che ha visto coinvolti quattro veicoli, tra cui un camion. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, era sceso dalla sua auto per constatare i danni ed è stato investito morendo sul colpo. Sul posto si sono recati Pola Strada e Vigili del Fuoco. Un uomo di 59 anni è stato sottoposto alla polizia di Reggio Emilia dopo aver causato un danno non risarcibile. Per definire la riunione di Reggio Emilia, la giornale nazionale della Polizia Stradale, ha capo di polemica a casa sulle esercizioni di stampa, ADN Cronos, per la giustizia della rete di Emilia Campania, agli organi di protezione civile danno d'immagine subito. Al centro delle polemiche la gestione dello spettacolo in perfetta, in particolare l'allertamento di due ore delle esibizioni della DJ Daniele Del Bellini, iniziata alle 3. Nuova allertamento della protezione civile di Milano, campagna su tutta la regione, e bollettino di guardia della giornata di oggi, nel quale il direttore di Milano ha detto che la situazione è posta peggiorare. I rischi derivano da due principali fattori: i forti venti e l'abbassamento delle temperature. Nelle prossime ore è ufficialmente confermato che potranno anche sotto lo zero, il minimo dovrebbe raggiungere nella notte di domani con il minimo di gradi, anche forti venti attesi, tale di diciamo tra portare nevicate oltre 700 metri d'altezza, mentre domani potrebbe arrivare anche dai 4 ai 400 metri. Buongiorno, questo è domenica 19 febbraio.